Ciao ragazzi, in gabbia e benvenuti nella... Non sentite che calma? Non sentite che tranquillità gira in questa città? Sapete nel Far West quando passa un cattivo e tutti chiudono le finestre? La stessa cosa ha fatto questa città perché qui sto passando io. E sapete cosa voglio fare? Oh sì, caro Tom! Tom, vieni fuori che mi devi dei soldi! Ah, non me li vuoi dare? Allora ci penso io! Bella la tua nuova macchina, Tom! Mi piace un casino, aspetta che vado a metterci un po'... America! America! Con me, ragazzi! America! Reazione a catena, uniamoli tutti tra di loro, pa, così. E ora, fuoco! Di addio alla tua nuova macchina! Addio, Tom! Oh, Tom! Che succede? Oh, Tom! Oh, Tom! Bene! Sì! Buon anno, Tom! Buon anno! Il 2021 ha colpito anche te! Oh ragazzi, ho proprio un languorino! Per fortuna che c'è il negozio 24/7 aperto! Non è vero? Ehi, potrei ordinare? Dai, proprio quando ho fame non posso comprare le cose al negozio! Ma stiamo scherzando? Dai, venga fuori dal bagno! No ragazzi, qua bisogna fare rispettare perché il cliente ha sempre ragione! E allora sapete cosa farò in questo negozio? Un'altra punizione! Prenderò la Granny! Poi andiamo a prendere altri il mortaio di PewDiePie, non ci credo! It's every day, bro, in the Disney Channel flow! No, non ci credo! Posso metterci anche... No! E i flaminghi! Ringo il flamingo è tornato! Ragazzi, non so se sia molto illegale quello che sta facendo, ma non mi interessa! Il cliente prima di tutto. Mr. Beast tutta la vita. Boom, 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 boom. Mettiamo i flaminghi di guardia, uno qui e uno qui. Buon 2021, negozio! Ti insegno io, però... Aspetta, ancora qualche 200 devo metterli. Io non ho idea di quello che farò, ma sono molto curioso. Vai! Credo che uno farà esplodere l'altro. Corriamo via, sarà il casino! Ah! È un po' infiammabile la storia! Scappa! Ne è arrivato uno qua! Maledizione! È la quinta guerra mondiale! Soffocare! Oh signore! Oh signore! Ragazzi! Ho distrutto anche il PC con questa! Ora avete capito perché non mi vogliono in città! Pure il povero camion! Senti, facciamo una cosa, devo nascondermi dalla pula! Ok, devo nascondermi e riempire questo camion di ben del cielo perché sapete cosa faremo adesso? Partiremo in aria! Partiremo in aria con il strumento della fisica! Sto volando via col camion! Ok, sto andando in mezzo ai fuochi d'artificio! Ok, l'ho acceso dentro il camion! L'ho acceso dentro il camion! Stanno per esplodere! Gli ho fatto esplodere! Dentro il camion! Che sta succedendo? Sto volando male! Ma quante cagate puoi fare con sto gioco? Mamma mia, ma non ci sto a capire una fava! Guarda, sto facendo volare il camion! Siamo praticamente in una botte di ferro! Oh santo cielo! Dove sto cadendo? Aiuto! Mamma, ho perso il camion aereo! Aiuto! Aspetta, aspetta! Andiamo dentro la piscina in volo! Dentro la piscina! Guardate, sto cavalcando la papera nella piscina! Bene, dove andiamo, signora papera? Controlliamo! Oh, la pista d'aerei! Questa è una pista d'aerei per me, i miei aerei! Dolcetto scherzetto, eh? Eh? Ok, lo prendo per uno scherzetto! Il tuo cane si dovrà comprare degli Amplifon, povero cagnolino! Sapete, i cani poi poretti a Capodanno soffrono tantissimo! Ora voglio metterli tutti, tutti quanti di fila! Voglio fare una sinfonia di tutti i petardi, praticamente del gioco... Ok, tutti qui.
Tutti qua, frega niente. Praticamente, guarda questo, questa è una bomba atomica. Cos'è sta roba? Zipiri zipiri zipi, uniamo tutto sto ben del cielo. Che nessuno scappi. Che nessuno scappi, nessun dorma. Nessun dorma. Nessun dorma. Eccoli qua che si stanno spiripassando tutti. Buonanno. Guarda che belli. Questa città non vedrà più il giorno. Guarda la faccina, lo spine. Che bello. Però mi aspettavo più casino. Mancavi tu, dannato Cobber 905. Perché mi tradisci così? Ma se ne metto uno. Intanto guarda che belli, quelli fanno tipo le stelle cade. Ah, posso metterli dentro la cuccetta del cane? No, Doggo, scusami tanto, Doggo, no. Farò no, la faccio volare malissimo. La faccio volare malissimo, povero cane. Dovrò comprargli dei paraorecchi, non la museruola. La museruola non serve più. Oh no, Doggo, scusami. Scusami, animalisti, chiudete gli occhi, le orecchie, nascondete il vostro cane. Non è colpa mia, è per la scienza. No, no, non fatelo a casa, oh. Vi piglio a schiaffi. Mamma mia, mamma mia, mamma mia, mamma mia, E.T. E.T. telefono cuccia. Aspetta che, secondo me deve volare, deve volare. Cuccia, Doggo. No, Doggo, tutto bene? È ancora vivo, tranquilli, si è divertito, si è divertito. In il gioco, non fatelo in realtà. Bob l'aggiusta tutto. E io sono Bob irrompi tutto, soprattutto le balle. Guarda qua, gliele posso buttare dentro nonostante sia chiuso. Bob, non hai fatto i conti con i miei poteri psichici. Bob, Ringo, andate, andate, invadete, questo è il mio simbolo. Dove io attacco. Praticamente sapete, no, che ci sono magari serial killer che lasciano una nota o qualcosa. Io sono tipo invece quello che lascia i flaminghi. Questo è il mio simbolo. Dai, non posso entrare. Apri. Ecco, metà dentro, metà fuori, magari lo buggo. Metà dentro, metà fuori, lo buggo. Sì, sì, sono riuscito a buggarne una dentro. Bob, ce l'ho fatta. Ti ho buttato giù il negozio. Bob, aggiusta questo, Bob. Dopo un'ora, cioè, sono stato un'ora solo per rovinargli il negozio. Se brucia, bruci la città. Scappo, scappo, scappo prima che mi attacchino. Poi c'è sta casa che ci puoi entrare. Casa molto americana. Qua ci dobbiamo un po' rovinarla. Questa qua è fatta. Mi sta urlando, mettimi un petardo dentro. Oh, mettiamo un po' tutto nel frigo. Te lo nascondo pure nel frigo, perché si chiama Fat Bill e il frigo ti fa ingrassare. Quindi quale posto migliore di Fat Bill nel frigo? Alcuni nel lavandino, guarda, questi mi ispirano un botto. Natura morta. Il bagno, guarda, fatevi un bel bagno. Anche i fuochi d'artificio si vogliono fare un bagnetto. Sapete, mi ricorda la casa quella con i ragni, alla stessa grafica. Ecco, questo farei io se trovassi quei ragni in casa mia. Dico, ok, ok, è giunto il momento, ragni. Voglio augurarvi buon anno anche a voi. Mi spiace molto, è stato un piacere avervi a casa mia, signori ragni, ma... Addio! Oh, siete comode? Siete comode, ragazze? Siete comode? Guardiamoci tutti un programma esplosivo. Real TV. Jordi voleva giocare con i petardi, ma non distingueva il gioco dalla fantasia. Ovviamente danno in TV, Flamingo TV. C'abbiamo una forma di cane sotto il tavolo, come sempre. Ok ragazzi, ne ho messi parecchi. Ora vorrei unirli tutti, che esplodano tutti nello stesso secondo. Se no non mi diverto. Eh no ragazzi, la reazione a catena ci deve essere. Se no non siamo felici. Comodo lei? Comodissimo, grazie. Ora prendo il mio accendino, vado in garage e adios amico. Oh, cavolo! Oh signore! Tutti assieme! Mamma mia! Aiuto! Aiuto! No, voglio vederla da dentro, voglio vederla da dentro. Cosa sta succedendo? Vieni fuori, dimmi! Vieni fuori, è pericoloso stare in casa! Ecco, questo sono io che mi vendico dopo che mi hanno bruciato la casa. Vado in quella del pazzo che me l'ha bruciata. Inizio così. Ecco, ti piace maledetto? Ti piace? Con 800 petardi.
Sto sempre scherzando, ragazzi. Prendete. Mamma mia, non si può più uscire. Qualcuno ha bloccato la porta. Mamma mia, il garage è esploso malissimo. La bandiera americana, simbolo di follia, però è rimasta. America. Andiamo qua, giriamo di nuovo la macchina e prepariamoci, perché questa volta ce lo andiamo a vedere da vicino. Ok, stanno già iniziando. Stanno già iniziando. Guarda che bello. Sinfonia di colori. Zio. Ah, ma posso anche star fermo in aria. Ora siamo ad altezza giusta. Non buttatemi giù. Non buttatemi giù, per favore. Oh. Oh, sono scappato dalla città perché non mi volevano più, giustamente. Spaventapasseri. Mi sa che stavolta quelli spaventati sarete voi. Ah, mi dispiace tanto, animali che stavano riposando, le galline. Andiamo subito a tirare un po' di candelotti. Candelotti, candelotti, candelotti. No, per fortuna no, hanno capito che stavo arrivando e sono proprio tutti scappati. Hanno lasciato pure la porta aperta. Hanno detto: sta arrivando Gabby, il massacratore, il petardaro. Il petardaro sta arrivando. Io forgio i miei petardi su incudini di ferro. Un altro giorno, un'altra casa. Se qualcuno di voi vuole festeggiare la luna di miele, chiamatemi. Arrivo là nel letto matrimoniale, zippete zappete. Indimenticabile sarà. Indimenticabile, ovviamente, ovviamente anche queste. Il propane, tutta la vita. Il pa- è il mio pane, il propane. Explodius totalis. Boom. È a fuoco, è andò a fuoco. Guarda che bello, guarda che bello. Avrei voluto tirarne uno allo spaventapasseri, però... Se lo spaventapasseri... No! Se lo spaventapasseri l'ha mandato indietro! Vergogna! Ma quanto cacchio lontano posso andare? Cosa c'è ai confini del mondo? Stiamo per scoprire cosa c'è a fine mappa, bambini! Aiuto! Sembra mare, ma non è mare. Secondo me è il nero infinito. 3, 2, 1, nero infinito. Nero infinito! Credo di averli messi praticamente tutti, di ogni fattispecie, di ogni roba. Li ho messi praticamente tutti. Ragazzuoli, ora si tratta di unirli un attimo. Con l'unione fa la forza. Bribims, barabem. Che casotto. Tutti li ho messi, tutti. Non ce n'è uno che si salva. Forse era meglio che li mettevo sul tetto della casa. Mi sembrano abbastanza uniti, dai. E allora vai! Buon anno, ragazzi! Buon anno! Buon anno! Guarda! Voglio l'orso! Guarda che... Mamma mia, da un posto sperduto attiriamo tutta la contea. Che bello! 2021! Vorrei tipo il logo del mio canale, sviluppatori. La prossima volta il logo del mio canale. Ah, bene ragazzi, questo era tutto per Grifo le città simulator. Dovrebbero internarmi su questo carretto e portarmi ad Alcatraz, perché sennò io continuo. Dai, per questo episodio era tutto, ora mi godo qua un po' il fuoco. Avete detto fuoco? Avete detto fuoco? Andiamo subito. Oh oh, oh oh. Hanno preso fuoco. Il fuoco gli ha fatto prendere fuoco e nada. Fatemi sapere cosa ne pensate di questo gioco. Secondo me è molto divertente, molto carino. Però ovviamente non penso di farci più episodi, perché è un po' fine a se stesso. Ma mi sono molto divertito a griffare un po' queste città. Fatemi sapere se vi è divertito anche voi. E mi raccomando, non fatelo a casa. Mi raccomando, soprattutto a casa. Soprattutto a casa. Noi ci vediamo al prossimo episodio. Ciao ragazzi.